Salve a tutti, amici coreani, e bentornati in questo nuovissimo video, sempre su Resident Evil 2. E eravamo rimasti a fare queste enigma. Abbiamo distrutto lì la statuetta di Crash. Ora, allora, B R. Ah no, Marvin Brana, quindi MR. Tu chi eri? Ah, MRG. Di e qui non c'è la D. David Ford Elio. Allora provo. N e D. Ned. Perfetto. Caricatore maggiorato. Ah. Ah sì, si subisce danni curati in fretta con una pianta con la sua rimedia, fino non sia troppo tardi. Ok, yes. Una modifica per Matilda. Ah, è questa Matilda. Nice. Ok, buono, buono, buono. Eccolo che si è svegliato il nostro amichetto. Andiamo a far fuori. E lo facciamo fuori. Dove vai? Allora, qua ci dovrebbe essere munizione. Lì mi serve la cosa, la chiave. Allora è cambiato qualcosina. Ma forse no. Ah no, è vero. Benefici medici delle piante. Ah sì, lo possono curare le ferite semplici, mentre le piante blu sono da sempre usate per... Già, io mi sono dimenticato anche di mettere il timer. Vabbè, da quanto sarò da 2 minuti qui. Via. Le piante, sì. Ah, l'avvelenamento, l'ho detto bene. Yes. Fino a pochi anni fa, se le non avessero proprietà curative, in seguito scoperto, se combinate correttamente, possono... No, ne esaltano le proprietà. Vabbè. No, qui salviamo. Nice. Posso mettere via un rullino non sviluppato. Polvere da sparo me la tengo. Anche la pianta verde me la tengo.
Oh, wait, 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 wait. Vaffanculo. Oh, la pianta rossa, ecco, si parla dell'U diavolo. Negativi contengono prove, non lasciateli incustoditi. Una foto ricordo. Ok. La finestra sembra... Scherzavo. Non sembrava resistente. È quello che scendeva le scale? Eri te. Ok. Allora. Adesso non mi devo spaventare, perché qui mi esce fuori uno zombo. No, era questo che mi esce fuori lo zombo. No, era questo. Era questo. Ok. Oh. Cartucce per lo spompas. Tassetto di... Premere un tasto per accendere la luce corrispondente. Accenderle tutte per aprire la cassetta di sicurezza portatile. I tasti vanno premuti in un certo ordine. Premendo il tasto errato tutte le luci spengeranno e sarà necessario ricominciare. Voglio osservare un certo danno di angolazione. Ah, sì. Ora voglio fare una cosa. Voglio tornare giù. Nel punto di salvataggio. E dai. Così. Deposito quelli del pompa. Proviamo ad aprire questa. Oh shit, quindi parte da questo, questo, questo. Due. Uno, due. Uno, due, tre. Quattro. Uno, due, tre, quattro. No. Uno. Uno, due, tre, quattro. 5, 6, no, 5, oh merda, yes, pezzo di ricambio, oggetto chiave, un piccolo pezzo di ricambio, un fusibile,
Lo appoggio qua ora. E risalvo perché insomma non si sa mai. Speriamo che quell'altro non si rialzi. No. Bene. Ok, questa è la chiave che mi serve. Ora quella finestra pare un amico. Ciao. Cos'è stato? Uno che spero di non dover incontrare qua, ad essere sincero. Allora, dammi la polvere da sparo. Borsello. Notino sconosciuto. Ah, gli... Fanculo a cui stronzi la mia stessa, mi l'ho buttato fuori dopo quello che l'ho fatto per loro. Vado puttane. Le ho rinchiuse in una stanza. Sbarato la porta per sorgere 4. Mi fa solo per non fa tutti. Però una divertente finisce non si freccia. Magari per sedere a quel passaggio qualcosa. Il pezzo di ricambio che era giù. Se tipo adesso, non lo so, io esco e mi sbuca quello che era la finestra, io urlo fortissimo. Speriamo che quell'altro non si rialzi più, non farmi sprecare munizioni. C'è qualcosa che posso lasciare, ma forse almeno solo una di quelle. E anche questa, poi più avanti se tanto la ripiglio. E per adesso anche l'asse di legno, così faccio un po' di spazio. Oh, aspetta. Oh, è il tastierino numerico questo. Te dovevi rimanere giù. Se non mi sbaglio, ho preso una tessera magnetica da qualche parte. Porca puttana, stai giù! Dove trovai la tessera magnetica? Quindi posso prendere l'altra polvere da sparo.
Però che cazzo, non mi ricordo dove presi la tessera, perché ora non ce l'ho. Mannaggia. 208, posso aprire. La 203. Devo ritrovare la tessera magnetica. Ciao. La conosci? Sì, si chiama Claire. Sono arrivato con lei. Puoi raggiungere il cortile dal piano di sopra, alla est. Ok, capo. Capito. Grazie, tenente. Ma prima... che fanno troppo comodo le munizioni. Allora, dovrei andare di sopra, così vo nella biblioteca. Puttana! Allora che è un giochino? L'ha preso sulle spalle, l'ha preso sulle spalle, l'ha preso sulle spalle. He's scaring the enemy. E qua che minchia ci fa? Niente, gli manca un pezzetto. Lei mi manca un pezzo per fare quello, quindi evito. Merda. Però non dovreste farmi sprecare le munizioni, stupidi zombie. Ok, ecco. Oh, ma c'è un'altra polvere. Un'altra mappa piani superiori.
Pesce, scorpione, vaso. Poi chi c'era? Quella... quella che è nascosta dove c'è il C4. Quella lì dentro. Di qua dove si andrebbe? Ah, in un corridoio che porta praticamente a... dove sono già stato. Qualcun altro si deve alzare? Oh! Ricordiamoci... Vaffanculo! No, vaffanculo! Resta lì. Quello che noi abbiamo preso ora, il libro... è il libro che a quanto pare dobbiamo mettere sopra la statua che noi abbiamo visto. Dov'è la foto, ricordo? Questo qui. È la statua di questo signore che c'ha il libro e lo scettro. Servire. Prendiamo del leone e intanto li vado a piazzare. Oh. Quindi Elliot aveva ragione. Già, ma il passaggio non è ancora aperto. Ok, ora mi manca quel pezzo di C4 per andare a sfondare là. Però va bene. Okay. La chiave me l'ero tenuta? No. Vediamo se mi serviva anche per aprire questa. No. Però non mi torna il fatto della tessera, che nella demo si prende, cioè la prendevo subito. Lì, qui non so se è cambiato qualcosa, però qua se volete leggere mettete in pausa. E c'è anche questa cassaforte. Non è che ogni tanto si trovano degli indizi. No, eh. Ok, sì, mi serviva la chiave. Slot, però il coltello mi serve, il coltello lo potrei finire anche subito. Ah, salvo. Oh, lo spray. Allora aspetta, che lo spray è molto buono. Quindi metto via uno di quelli e mi tengo lo spray. Sto ancora pensando alla cosa, alla tesserina. Che, cioè, o la prendo qua o la prendo qua. Oh, vabbè.
Dove mi trovo? Qui qua non si può passare, quindi dovrei passare di qua. Ok, guardate. Oh, ecco qua la tessera. Qua se volete leggere. Ok. Il libro ce l'ho. Ah. Però vado a prendere il libro. Stavo proprio pensando, ma magari me lo porto per sicurezza, non si sa mai da quella parte trovassi quella statua. Anzi, prima di fare ciò, deposito il libro, deposito un coltello. Questa lasse me la voglio tenere per tappare una finestra. Per fare prima... Passo da qua, va bene, comunque. O forse no. No, da sotto. Ok, comunque sì, la chiave per il pompa la si trovava da un'altra parte adesso, ok. Tanto colpi ne ho altri e ho sbagliato porta. Ok, si prende il libro. Gli alimentari ultra pieno, però il libro lo mette via praticamente. Dove metto via la piantina. E ok. Vedere che succede se inficco il libro al nostro amico. No. Ok, usa. Chiave. Diceva qualcosa. Il rubino che affascinò il veleno, la perla bevuta alla regina, il diamante che portò una regina alla ghigliottina. Il numero di storie legate a faccia della gemma non ha limite. Questa misura di spettatessa non è che il caso più recente. Come la leggete sulla regina. Poi. Questo tono, questa fiata lunga rimasta alla memoria. Mm.
Potrei provare a rischiare a portarmela. Rischiare nel senso che utilizzo uno spazio. Perché magari mi serve per qualcosa. Però che devo arrivare. Vabbè, aspetto il prossimo punto di salvataggio. What? Ok. Cioè ora si è schiantato. Allora che dire? Vaffanculo e devo riportare le cose indietro perché c'è un po' di roba da prendere. Tanto ora è da chiudere. Perché sta per... Però mi sono messo offline e mi continuano ad arrivare le notifiche, mannaggia. Almeno ora poso questa roba e si riparte belli carichi da fuori. Ok, tre spazi vanno bene. La chiave me la tengo perché io ho rotto tutto. Perché non si sa mai. Perfetto. Quindi niente ragazzuoli, noi ci vediamo nel prossimo video, terzo episodio di Resident Evil 2. Spero che vi sia piaciuto anche questo episodio come gli altri. Vi ringrazio mille per la visione. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.